Alleluia, gloria a Dio. Alleluia, grazie al Signore, gloria a Dio. Vogliamo leggere ancora una parola questa sera? Dio vi benedica, amen. Vi continui a riempire della sua grazia, della sua pace, della sua presenza, della sua benedizione. Alleluia, il Signore è grande, meraviglioso, Dio di gloria, Dio di splendore. Dio di potenza e di maestà, Signore, grande è il nome dell'Eterno. Alleluia. Vogliamo leggere e meditare qualche minuto dal libro dei Proverbi. Amen. Care sorelle, nel nome di Gesù Cristo, capitolo 28, vediamo cosa ci insegnerà il Signore questa sera. Perché ogni volta che siamo riuniti insieme nel nome di Gesù, c'è qualcosa da imparare. Amen. Tutti noi abbiamo sempre da imparare nella via spirituale, nella via del Signore. Proverbi 28, amen. Studieremo qualche minuto questi versetti come lo Spirito Santo ci guiderà. Amen. Leggiamo nel nome del Signore. Alleluia. Versetto 1. Gloria a Dio. Dice così: l'empio fugge anche se nessuno lo insegue. Ma il giusto è sicuro come un leone. Alleluia. Versetto 2. A motivo del peccato di un paese, molti sono i suoi capi, ma con un uomo assennato che ha conoscenza, la sua stabilità dura a lungo. Un povero che opprime i miseri è come una pioggia torrenziale che non dà pane. Quelli che abbandonano la legge lodano gli empi, ma quelli che osservano la legge fanno loro la guerra. Gli uomini malvagi non comprendono la giustizia, ma quelli che cercano l'Eterno comprendono ogni cosa. Ma quelli che cercano l'Eterno comprendono ogni cosa. Ci fermiamo qui con l'aiuto del Signore, riflettiamo questa parola, gloria a Dio nel nome di Gesù. Alleluia. Che il Signore ci dia saggezza questa sera, ci dia intendimento, che il suo Santo Spirito illumini i nostri cuori con questa parola, gloria a Dio nel nome di Gesù, che questa parola porti benedizione, trasformazione, forza nella nostra vita. Alleluia, ci dia gioia, ci riempia della sua grazia nel nome di Gesù. Grazie Padre. Amen, amen, amen. Abbiamo letto nel versetto 1, qui in Proverbi capitolo 28, dice: l'empio fugge anche se nessuno lo insegue. E noi dobbiamo capire chi è l'empio. La persona empia è la persona che vive nella carne. L'empio è la persona che vive nel mondo. L'empio è il contrario di un uomo spirituale. E vi voglio dire questo, che ci possono essere anche empi in mezzo alla Chiesa di Gesù Cristo. Non tutti quelli che sono nella Chiesa, o quelli che fanno parte di una Chiesa, o quelli che sono dentro una comunità cristiana, gloria a Dio, non tutti sono spirituali. Ci sono anche persone, purtroppo, gloria a Dio, empie in mezzo a noi, cioè carnali che vivono secondo la carne, che camminano secondo la loro propria carnalità, secondo i loro propri pensieri. Questo vuol dire empio. Una persona empia è una persona che manca della saggezza di Dio. L'empio è una persona che non è consacrata a Dio. E purtroppo noi conosciamo questa verità. Non tutti i cristiani, quelli che si chiamano cristiani evangelici, non tutti sono consacrati a Dio. Nella casa di Dio, dice la parola, che è una grande casa, ci sono vasi ad onore, ma purtroppo anche ci sono vasi a disonore. Ci sono vasi, alleluia, fatti di oro, ma anche vasi fatti di terra.
Ci sono vasi che sono consacrati, santificati, ma anche dei vasi, purtroppo, è triste dirlo, ma è la verità, vasi contaminati. Perciò, alleluia, gloria a Dio nel nome di Gesù, aiutaci, Padre. Come abbiamo letto, nell'ultimo versetto che abbiamo letto, la seconda parte, Proverbi 28, versetto 5, dice, la seconda parte di quel versetto dice: ma quelli che cercano l'Eterno comprendono ogni cosa. Ecco qual è la soluzione, amen, per essere persone veramente consacrate a Dio, che hanno la saggezza, che sono cristiani spirituali, cristiani ripieni dello Spirito Santo. Dobbiamo cercare l'Eterno. Noi dobbiamo essere persone, oh alleluia, uomini, donne nella casa del Signore che cercano il Signore. Dobbiamo cercare il Signore nella nostra vita, amen, non solo nel culto, non solo nella chiesa, non solo coi fratelli, ma cercare Dio, sorelle, deve essere il nostro stile di vita. Stai tu cercando Dio nella tua casa, nella tua intimità, nella tua vita privata? Noi dobbiamo essere persone che cercano Dio. Questo ci darà la vera saggezza. Alleluia. Gloria a Dio. Perché, fratelli, quello che ho detto fino adesso è verità. La parabola delle 10 vergini ce lo conferma. E questa parabola Dio me la fa spesso ricordare. Matteo 25 dice che c'erano 10 vergini, 5 sagge e 5 stolte. Possiamo dire 5 consacrate e 5 che non erano consacrate, 5 santificate, ma purtroppo 5 che erano contaminate. Possiamo dire 5 vergini che cercavano Dio e altre 5 che avevano solo un'apparenza. Questo è il pericolo degli ultimi tempi. L'apostolo Paolo, che Dio ci aiuti, ispirato dallo Spirito Santo, diceva al suo giovane fratello Timoteo, diceva che negli ultimi tempi molti uomini, molte donne, in mezzo al popolo di Dio, in mezzo a coloro che dicono di essere cristiani, molti avranno l'apparenza della pietà, ma rinegheranno la potenza di Dio, rinegheranno la potenza di Dio. Avranno l'apparenza di spiritualità, ma coi loro fatti, col loro comportamento, col loro stile di vita, col loro modo di vivere fuori dalla Chiesa, loro rinnegano e tradiscono il Signore, rinnegano la potenza di Dio. Dice la parola: aventi l'apparenza della pietà, ma ne rinnegano la potenza. Allora noi dobbiamo essere persone che veramente stanno cercando Dio. Amen? Persone che vivono per cercare Dio. Fratelli, sorelle, il nostro più grande obiettivo in questa terra è cercare Dio. Non c'è cosa migliore, non c'è un altro obiettivo. La vita dei cristiani, dei veri figli di Dio, deve essere concentrata nel cercare Dio. Oh, alleluia! Nel cercare la sua presenza, nel cercare la sua guida, nel cercare la sua conoscenza, nel cercare la sua volontà, nel cercare la sua potenza, nel cercare la sua, alleluia, unzione, nel cercare la faccia di Dio, la faccia di Gesù Cristo. Noi dobbiamo cercare il volto di Dio. Questo deve essere l'obiettivo centrale, principale, essenziale di un vero cristiano. Vivere una vita per cercare Dio, una vita di preghiera, una vita in comunione intima col Signore. Allora dice che noi saremo sicuri come dei leoni. Proverbi 28:1 dice: l'empio fugge
anche se nessuno li insegue. Ma il giusto è sicuro come un leone. Il giusto è colui che vive in Gesù Cristo. Amen. Colui che è stato lavato dal sangue di Gesù Cristo. Colui che è stato giustificato dal Signore, che lo ha perdonato, che lo ha fatto una nuova creatura. E noi siamo giusti. Alleluia. Prima eravamo peccatori, ma ora Dio, per la sua misericordia, ci ha fatto diventare giusti. Noi non siamo giusti per i nostri meriti, o per le nostre buone opere, o perché siamo buoni, o perché siamo bravi, o perché abbiamo un buon carattere. Noi non possiamo essere giusti da noi stessi, da soli, ma è il Signore che ci ha fatto diventare giusti, ci ha giustificato, ci ha perdonato i nostri peccati, ci ha dato un nuovo cuore, ci ha dato una nuova vita in Gesù Cristo. Noi siamo giusti per il sangue dell'agnello di Dio. E qui nel versetto 1 è importante riflettere questo, dice: l'empio fugge anche se nessuno li insegue. Questo rappresenta un'insicurezza, un'instabilità. La persona empia, cioè una persona che vive nella carne, o anche un cristiano mondano, vive nell'insicurezza. Una persona che segue l'empietà, l'empietà sono i piaceri del mondo, i piaceri del peccato, i piaceri della carne, la corrente di questo mondo. L'empietà sono tutte quelle cose terrene, quelle cose che ci distraggono da Dio, la malvagità, la menzogna, l'impurezza, sono tutte quelle cose che formano l'empietà. E vi voglio dire, quelle cose, quando entrano nel cuore, nella vita di una persona, portano insicurezza, portano debolezza, portano paura, instabilità. Una persona che vive nell'empietà, qui è chiaro, dice: l'empio fugge anche se nessuno lo insegue. Guardate questo esempio. Un empio, una persona che sta vivendo nel peccato, nella carne, una persona che si è lasciata ingannare dalle cose del mondo, non ha la sicurezza, vive continuamente nell'insicurezza, si sente perseguitato, si sente oppresso, si sente così osservato, si sente insicuro, perché non c'è la grazia di Dio, non c'è la potenza di Dio, non c'è la presenza di Dio. L'empio fugge anche se nessuno lo insegue, ma il giusto, cioè quelli che cercano il Signore, alleluia, quelli che vivono in comunione col Signore, quelli che dipendono dal Signore, alleluia, quelli che hanno fede nel Signore, prendono nuove forze come le aquile, si alzano in volo come le aquile, e possiamo, gloria a Dio, essere sicuri, forti, stabili, gloria a Dio, vittoriosi nel nome di Gesù Cristo. Siamo sicuri come un leone. Perché? Perché il nostro Signore è il leone della tribù di Giuda. Gesù Cristo è il leone della tribù di Giuda. E se noi siamo giusti, cioè se noi viviamo in comunione con Lui, se noi viviamo in contatto con Lui, se noi dipendiamo da Lui, se noi lo preghiamo, lo cerchiamo, lo invochiamo, se noi siamo ripieni del Suo Spirito, se noi ci aggrappiamo, ci rifugiamo in Lui, anche noi per la Sua gloria siamo sicuri come un leone. I veri cristiani non sono deboli, sono forti. I veri credenti sono stabili. Quelli che vivono, alleluia, nell'obbedienza a Dio sono persone sicure. Il Signore vuole che noi siamo persone sicure. Alleluia. Vi voglio dire, sorelle, è il peccato, l'empietà, la disubbidienza, la ribellione che porta l'insicurezza nella vita dell'uomo. Quando Adamo ed Eva peccarono, prima, gloria a Dio, Adamo ed Eva vivevano in comunione con Dio. Amen. Loro erano rivestiti della luce di Dio, per questo che loro non vedevano neanche di essere nudi, perché la loro mente era così pura, la loro vita era così pura,
era ripiena della luce. Loro avevano un vestito di luce, un'armatura di luce. Lo Spirito Santo li ricopriva a tal punto che loro non vedevano neanche la loro nudità. C'era una purezza nei loro occhi, nel loro cuore, nei loro corpi, nel loro carattere, perché loro vivevano in armonia col Dio della gloria. Alleluia. Dio, dice la scrittura, che ogni giorno scendeva sul giardino e parlava con loro. Dio si manifestava. L'uomo viveva in una comunione meravigliosa, gloriosa con Dio nel giardino dell'Eden. Amen. La parola Eden vuol dire delizia. Il nome Eden significa delizia. E questa deve essere la nostra vita cristiana, una delizia con Gesù Cristo. Avere un'armonia, una relazione, gloria a Dio, una comunicazione con Dio che è una delizia. E allora noi siamo rivestiti della sua luce, della sua presenza, della sua gloria, e avremo gli occhi puri. Alleluia. Avremo i corpi puri per la sua gloria. Avremo una mente pura. Questo vuole Dio. Allora siamo sicuri. Siamo nella benedizione, siamo nella grazia del Signore. Così era prima del peccato. Ma vi voglio dire, così è anche adesso per coloro che sono in Cristo Gesù, per coloro che vivono in comunione intima, alleluia, con loro Dio. Purtroppo noi sappiamo che Adamo ed Eva disubbidirono a Dio. Quando Adamo ed Eva disubbidirono a Dio, i loro occhi si aprirono e quella luce che c'era scomparì. Quel vestito di luce scomparì, la presenza dello Spirito Santo si allontanò, perché Dio aveva detto: se voi mangerete di quel albero della conoscenza del bene e del male, voi morirete. Dio le aveva detto: voi potete mangiare tutti gli altri alberi. Guardate che benedizione, sorelle. Chissà, forse c'erano migliaia di alberi, potremmo dire, io potrei dire milioni di alberi di ogni genere. Frutti che neanche noi ce li immaginiamo, frutti deliziosi, era il giardino dell'Eden, frutti prelibati, frutti gustosi, meravigliosi, alleluia, dei frutti che l'uomo non può neanche immaginare. Dio gli aveva dato tutto, ma Dio gli disse: l'unica cosa, voi non dovete mangiare di questo albero. Dio gli aveva dato tutto, solo un albero gli aveva detto di non mangiare, e quell'albero rappresentava il segno dell'ubbidienza, amen? Della sottomissione a Dio, della consacrazione a Dio, dell'amore per Dio, perché chi ama Dio è disposto a ubbidirgli. Alleluia. Se io amo Gesù, gloria al suo santo nome, benedetto in eterno, se io lo amo, sarò disposto a ubbidirgli, sarò disposto a rinunciare a determinate cose perché lo amo. E questo voleva il Signore, voleva l'amore di Adamo ed Eva. Io vi do tutti i frutti, io vi do tutta la libertà, soltanto non mangiate di questo albero, che era l'albero della conoscenza del bene e del male. Sapete perché? Perché Dio, guardate, esaminiamo attentamente, io non avevo in mente di parlare di questo, ma Dio lo sa perché. L'albero della conoscenza del bene e del male ha un grande significato, perché se noi vogliamo vivere con Gesù Cristo, noi non possiamo avere un cuore diviso, un cuore doppio. Tu non puoi cercare il bene e poi cercare il male. Quell'albero rappresentava la divisione, perché era l'albero della conoscenza del bene e del male. Dio non vuole che tu, che sei un suo figlio, conosci il male. Dio vuole che tu conosca solo il bene. Dio vuole per te, sorella, solo il bene. Dio non vuole il male. Dio vuole il bene per te, vuole la benedizione, non vuole la maledizione. Dio vuole la verità, non vuole la menzogna. Oh, gloria a Dio, Dio vuole la luce, non vuole le tenebre. Dio vuole darti la vita eterna, non vuole che tu ti perda.
Purtroppo l'albero della conoscenza del bene e del male rappresenta un albero diviso, dove ci sono radici buone e radici cattive, perché c'era il bene e c'era il male. Un albero che porta un frutto che non è un frutto buono. E Dio gli ha detto, voi non mangerete di questo albero. E così, sorelle, noi dobbiamo fuggire dal male. Il male non lo devi neanche ricordare. Nella tua vita passata hai vissuto nel male. Non te lo ricordare il male. Io nella mia vita passata ho vissuto nel male, ho fatto il male. Mi divertivo nel male. La mia vita era nel male, ma quella vita ora non c'è più. Io non me la devo neanche ricordare. Non ricordate le cose passate, dice l'Eterno. Ecco, io farò una cosa nuova. Io farò una cosa nuova. Non la riconoscerete voi? Alleluia. Perciò il male deve essere completamente eliminato dalla nostra vita. Non devi mangiare neanche un pezzettino del frutto del male. Dio vuole per noi solo il bene. Amen. Vuole solo la luce, gloria a Dio, la guarigione, la liberazione. Dio non ti dice io ti libero un po', ma resterai un pochino schiavo. Sai che Dio sarebbe, sorelle? Dio quando ci libera dice ci fa veramente liberi. Se cede la schiavitù non è certo colpa di Dio, è colpa mia, è colpa nostra. Se io do spazio al male, se io do spazio ai cattivi pensieri, se io do spazio alla mia carnalità, alla mia debolezza, ai miei impulsi carnali, divento schiavo. Ma non è colpa di Dio, è colpa mia. Allora, noi dobbiamo capire che il Signore per noi vuole solo la libertà. Alleluia! Vuole la gioia. Vuole la pace, la guarigione. Dio a Kandara Marashei ha pagato un caro prezzo su quella croce per farci veramente liberi. Gloria al suo santo nome. Alleluia. Purtroppo l'errore di Adamo ed Eva è che loro, purtroppo, si fecero ingannare dal serpente invece di ubbidire la voce di Dio, come per la gloria di Dio predico sempre questo nelle piazze, ma questo vale anche per la Chiesa, eh. Invece di ubbidire alla voce del Signore, ubbidirono alla voce del serpente. Il serpente, il diavolo, che Dio lo sgridi, si camuffò, si intrufolò. Guardate, il diavolo riuscì a entrare nel giardino dell'Eden. Quanto più lui può entrare nella Chiesa, può entrare nelle nostre case, può entrare nelle nostre famiglie. Se lui è entrato nel giardino dell'Eden, nel giardino dell'Eden non c'era peccato. Nel giardino dell'Eden non c'era tentazione, nel giardino dell'Eden non c'era l'odio, non c'era la cattiveria, eppure il diavolo è entrato, travestito, camuffato, diciamo così, da serpente. Perciò il Signore ci vuole insegnare questa sera che noi dobbiamo vegliare, essere vigilanti, essere sempre in contatto con Lui per essere vigilanti, sicuri come dei leoni. Guardate, il leone è un animale che protegge il suo branco. Il leone è un animale forte, è come un re della giungla. Gloria a Dio. Il leone protegge, non c'è animale più forte del leone nella savana, in Africa, nelle praterie, nelle pianure. Il leone, gloria a Dio, è un animale potente che protegge la sua stirpe, cioè protegge la sua famiglia, possiamo dire, protegge il suo branco, protegge i suoi cuccioli. Il leone è un animale, gloria a Dio, forte, che protegge, sorelle, protegge. Protegge il suo territorio. E così noi dobbiamo essere. Con l'aiuto di Dio, sorelle, da questa sera io sto imparando che voglio essere più vigilante come un leone. Io voglio essere nella mia vita personale, a me, nella mia vita familiare, nella vita spirituale, in ogni ambito, in ogni area. Alleluia.
Gloria a Dio nel nome di Gesù. Alleluia. Abbiamo tanto bisogno. Amen. Il giusto è sicuro come un leone. Per questo che abbiamo bisogno dell'intelligenza spirituale. Purtroppo quando Eva si fece ingannare dal serpente, quando Eva si fece sedurre, alleluia, dal diavolo, Eva disubbidì a Dio. Perché, sorelle, lo scopo del diavolo è questo. Il diavolo è un ingannatore e vuole farci disubbidire a Dio. Perché il diavolo sa che la disubbidienza porta alla morte, alla separazione da Dio, all'allontanamento. Quando l'uomo disubbidisce, va verso le tenebre, verso l'oscurità. Perciò noi dobbiamo, come dicevo prima, essere vigilanti, protettori, alleluia, guardiani, custodi come un leone, avere gli occhi aperti, avere i sensi spirituali svegli, avere il discernimento, alleluia, la sapienza spirituale per comprendere ogni cosa, per non lasciarci ingannare. Eva purtroppo si lasciò ingannare, mangiò di quell'albero e morì, spiritualmente morì. La luce che era nella sua vita si allontanò, sparì. E Adamo fu trascinato nello stesso peccato. E dice la Bibbia che loro videro la loro nudità. Loro iniziarono a vedere in un altro modo, in un modo carnale. Prima non vedevano la nudità, perché loro vedevano in modo spirituale. Avevano la luce, avevano la gloria di Dio, avevano la presenza di Dio e loro vedevano con occhi puri. Ma quando entrò il peccato, la disubbidienza, i loro occhi carnali li dominarono. Ecco cosa succede. Fratelli e sorelle, io ve lo dico questo, stiamo attenti che il male non entri in noi, non ci domini, perché se no noi iniziamo a vedere con gli occhi carnali, perdiamo la visione spirituale, è un pericolo terribile. Iniziamo a vedere con gli occhi della carne, che sono occhi sbagliati, occhi contaminati, occhi corrotti. Che Dio purifichi i nostri cuori, alleluia, che Dio purifichi la nostra mente nel nome di Gesù in questo momento, che Dio purifichi, illumini, alleluia, santifichi la nostra vita e mette il suo fuoco nei nostri occhi, il suo fuoco, la sua luce nei nostri occhi, alleluia. Quando loro disubbidirono, persero la luce di Dio e rimasero nudi, videro la loro nudità e ebbero paura. Lo dice la parola. Adamo ed Eva iniziarono ad avere paura. Ve lo ricordate? Iniziarono ad avere paura e si nascosero dietro gli alberi. Iniziarono a nascondersi dietro gli alberi. E poi il Signore scese, dice la scrittura, e la voce del Signore nel giardino li cercava, li chiamava. E diceva: uomo, dove sei? Questo ci insegna, fratelli e sorelle, che la disubbidienza, il peccato, la ribellione, il male porta l'insicurezza nella vita dell'uomo. La paura, la paura. Per questo che abbiamo letto, l'empio fugge anche se nessuno lo insegue. Alleluia, ma il giusto è sicuro come un leone. Dio vuole che noi siamo sicuri, alleluia, come dei leoni. È un grande esempio. Dio vuole che noi siamo stabili, che siamo sicuri, gloria a Dio, che siamo forti, alleluia, per mezzo del suo Santo Spirito, nel nome di Gesù Cristo. Guardate cosa dice rapidamente in Seconda Corinzi. Voglio condividervi questi versetti. Alleluia, Seconda Corinzi, capitolo 11, versetto 3.
Seconda Corinzi 11:3. Signore, illuminaci con la tua parola. Dice: ma io temo che, come il serpente sedusse Eva, ingannò Eva con la sua astuzia, così talora le vostre menti non siano corrotte e sviate dalla semplicità che si deve avere riguardo a Cristo. Qui l'apostolo Paolo diceva: io vi voglio presentare come una sposa per Gesù Cristo, ma io temo che, come il serpente ingannò Eva con la sua astuzia, anche purtroppo può darsi che anche le vostre menti siano contaminate, siano corrotte, ingannate e sviate, allontanate dalla semplicità, cioè dalla sincerità, dalla purezza che bisogna avere nei riguardi di Cristo. E poi dice: se uno infatti venisse a voi predicando un altro Gesù che noi non abbiamo predicato, o se voi riceveste un altro spirito che non avete ricevuto, o un altro Vangelo che non avete accettato, bello sopportereste. E qui Paolo parla di cose profonde spirituali. Qui dice che il diavolo cerca di ingannare la Chiesa predicando un altro Gesù, presentando un altro Cristo, un altro, non il vero Cristo, ma un altro Cristo. Il diavolo viene come un angelo di luce presentando un altro spirito, che non è lo Spirito Santo, è uno spirito d'inganno. Il diavolo cerca di intrufolarsi in mezzo al popolo di Dio come un angelo di luce per presentare un altro Vangelo, non il vero Vangelo di Gesù Cristo, ma un altro Vangelo. E queste sono le astuzie del diavolo, come ha fatto con Eva, sorelle. Rapidamente lo voglio dire, è importante questo. Quando il diavolo ingannò Eva, il diavolo mise in dubbio la parola di Dio. Quando il diavolo arrivò, ascoltate cosa gli disse, guardate cosa disse il diavolo ad Eva. Dobbiamo leggerlo, così lo smascheriamo e lo distruggiamo nel nome di Gesù Cristo. Nel libro della Genesi dice, capitolo 3, dice: alleluia Signore, guidaci nella tua parola. Genesi 3, abbiamo ancora qualche minuto, abbiamo qualche tempo ancora, gloria a Dio, per studiare questa parola che è molto importante. Il serpente era il più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno Dio aveva fatto, e disse alla donna. Guardate, il serpente parlò, in altre parole il diavolo parlò, ed è lo stesso che il diavolo vuole fare in questi ultimi tempi in mezzo al giardino, che è la Chiesa. La Chiesa è il giardino oggi, non è il mondo. Noi siamo il giardino di Dio. È qui che Dio abita, è qui che Dio si manifesta, qui c'è la luce, e il diavolo cerca di intrufolarsi. Gesù Cristo stesso l'ha detto: verranno falsi maestri, falsi profeti, falsi dottori nel mio nome, ma voi non fatevi ingannare, non li ascoltate. Dobbiamo avere perciò il discernimento, stare attenti, allerta, come dei leoni che proteggono il branco. Gloria a Dio, nel nome di Gesù. Oh Signore, aiutaci, Padre. Il serpente parlò, è quello che fa il diavolo. Il diavolo parla, cerca di intrufolarsi nella Chiesa, parla attraverso alcuni uomini che entrano in mezzo al popolo di Dio. La Bibbia dice dei lupi rapaci, falsi predicatori, falsi ministri, falsi profeti, ma chi ha lo Spirito Santo lo riconosce e non si lascia ingannare da quelle dottrine false. Come abbiamo detto, un altro Vangelo,
Oggi nel mondo ci sono altri Vangeli che non vengono da Dio, non vengono dallo Spirito Santo, Vangeli corrotti, Vangeli di menzogna, Vangeli del mondo, alleluia, Vangeli che portano solo alla carne, il Vangelo della prosperità e tante dottrine fasulle che non vengono dallo Spirito di Dio, e noi dobbiamo avere discernimento. Il diavolo parlò ad Eva e guardate cosa gli disse il diavolo: ha Dio veramente detto non mangiate tutti gli alberi di tutti gli alberi del giardino? Il diavolo arrivò per mettere in dubbio la parola di Dio e il diavolo cambiò la parola di Dio, perché Dio non le aveva detto non mangiate di tutti gli alberi, non è vero. Anzi, Dio gli disse potete mangiare da tutti gli alberi, ma non di quello. Il diavolo ha manipolato la parola, l'ha cambiata al contrario, a modo suo, ma in un modo astuto. Guardate cosa il diavolo gli disse: ma ha veramente detto Dio? Ma sei sicura? Gli ha messo il dubbio. Non mangiate di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Qui Eva parlò giusto, ma guardate il diavolo, che Dio lo sgridi ancora una volta. Dice: allora il serpente disse alla donna voi non morirete affatto. E qui c'è l'astuzia del diavolo, l'inganno del diavolo, come oggi. Il diavolo mette nella mente, guarda, puoi fare questo, non ti succederà nulla. Puoi peccare, non ti capiterà nulla. Puoi mentire, puoi adulterare, tanto lo fanno tutti, una cosa normale. Siamo in una società moderna. Puoi fare quello che fanno tutti, ma non esagerare, non essere un cristiano esagerato, non essere un fondamentalista, non essere un cristiano all'antica, no, devi essere un pochino più moderno, un pochino più elastico, un pochino più soffice, ma tanto Dio alla fine ci perdonerà tutti. Non è vero. Il Signore dice vai e non peccare più. Gloria a Dio, quando Gesù Cristo, gloria a Dio, grazie Signore, perdonò la donna adultera. Gesù perdonò quella donna adultera, alleluia, la volevano lapidare, sto per finire. La volevano lapidare, alleluia, grazie. La volevano lapidare e Gesù disse: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Allora tutti furono colpiti, convinti nella loro coscienza, perché tutti erano peccatori e tutti lasciarono le loro pietre e andarono via. Nessuno poté giudicare o condannare quella donna. E Gesù rimase da solo con quella donna. Oh, quanto è bello rimanere da soli con Gesù Cristo. Quando noi rimaniamo soli con Gesù Cristo, quando noi abbiamo un incontro con Gesù Cristo, la nostra vita cambia. Quella donna rimase da sola con Gesù Cristo. Tutti i suoi accusatori sparirono. E questo è quello che fa il Signore. Il Signore caccia via tutti gli accusatori. Tutti i demoni, il diavolo, tutti gli accusatori, il Signore li allontana. E il Signore gli disse: dove sono i tuoi accusatori? La donna disse: Signore, nessuno mi ha potuto accusare, nessuno mi ha potuto condannare. Gesù le disse: neanch'io, donna, io non ti condanno, io ti perdono, ma vai e non peccare più. Gesù gli disse: vai e non peccare più. Alleluia. Gesù perdonò, trasformò, salvò quella donna e gli diede. Io credo fermamente, io credo con tutto il mio cuore che Gesù diede a questa donna la forza spirituale di non peccare più. Perché chi è che può avere la forza di non peccare? Umanamente è impossibile, sorella. Tutti possiamo peccare. Cioè tutti abbiamo dei difetti, delle imperfezioni, siamo deboli, siamo fragili, ma solo con la potenza di Dio possiamo vivere senza peccare. Possiamo vivere nell'ubbidienza, nella santità,
nella luce, nella grazia di Dio, solo con la potenza dello Spirito Santo. E Gesù gli disse: vai e non peccare più. Ma il diavolo dice: ma tu non morirai, ma se pecchi, ma se fai un piccolo peccato, ma non ti succederà nulla, tanto se ti guardi mezz'oretta quel programma, se guardi mezz'oretta di quel film, ma chi lo vede, nessuno lo saprà, tanto poi preghi e Dio ti purifica. Invece non è vero questo. Il diavolo vuole farci disubbidire. Noi non possiamo approfittarci della grazia di Dio. Amen? Noi dobbiamo ubbidire, avere il desiderio di ubbidire, di vivere nella giustizia, nella santità, nella luce, per la potenza di Dio e la grazia di Dio. Amen? Alleluia. Perciò dobbiamo riconoscere l'astuzia del diavolo, che ci dice: ma non succede niente, ma no, non ti preoccupare, lo fanno tutti, tanto in chiesa nessuno se ne accorge, nessuno ti vede. Sono tutte bugie del diavolo, sorella. Noi dobbiamo subito scacciarlo via, come ha fatto Gesù Cristo nel deserto. Alleluia. Gesù gli disse: Satana, vattene via da me, perché è scritto: tu adorerai solo Dio e solo Lui servirai. Il diavolo gli aveva proposto: io ti darò tutti i regni del mondo, io ti darò tutta la fama, le ricchezze di questa terra, se tu ti prosti e mi adori. Guardate cosa vuole il diavolo fare con l'essere umano. Lo ha cercato di fare con Gesù. E lui cerca continuamente di farlo con noi. Perciò noi dobbiamo stare saldi nella parola di Dio, come Gesù Cristo stava saldo nella parola, nella preghiera, nel digiuno, nella potenza dello Spirito Santo. Dobbiamo stare saldi nella presenza e nella grazia del Padre, per poter scacciare via il diavolo nel potente nome di Gesù. Allora saremo sicuri come dei leoni. Amen. Il giusto è sicuro come un leone. Per finire dice Proverbi 28 versetto 5: gli uomini malvagi non comprendono la giustizia, ma quelli che cercano l'Eterno comprendono ogni cosa. Sorelle, quelli che cercano l'Eterno comprendono ogni cosa, cioè quelli che vivono in contatto con Dio hanno l'intelligenza spirituale, hanno la mente illuminata dallo Spirito di Gesù Cristo, hanno la sapienza. Quelli che vivono in contatto con Dio, quelli che lo cercano continuamente, quelli che lo pregano continuamente, hanno la comprensione. E questo vuol dire che non saremo ingannati. Amen? Non ci sarà nessuno spirito o nessun uomo che ci ingannerà con le sue bugie, perché noi comprenderemo ogni cosa, sapremo ciò che è vero e sapremo ciò che è falso, sapremo quando Dio veramente parlerà. Chi cerca Dio riconosce veramente quando Dio sta parlando, quando è lo Spirito Santo che sta guidando, quando è la verità, il vero Vangelo, la parola di Dio, la parola che viene dal cielo. Noi dobbiamo avere la comprensione per non essere ingannati dalle voci del serpente, dalle voci degli uomini malvagi o dalla nostra mente carnale. Ma dobbiamo avere la comprensione, dobbiamo cercare l'Eterno. Amen, sorelle, che il Signore ci aiuti a cercarlo continuamente per avere la comprensione. Amen. Signore, grazie per questa parola, Signore. Questa parola è fonte di vita. Alleluia. Questa parola è fonte di saggezza, Signore. Questa parola è la luce che illumina il nostro cammino, i nostri passi. Signore, io ti prego, Signore, insieme, Padre, alle tue figlie che sono qui, che questa parola, Signore, faccia l'effetto. Signore, faccia l'effetto, compia appieno, Signore, il proposito per cui tu l'hai mandata nelle nostre vite, Signore. Perché io credo che tu hai mandato questa parola nei nostri cuori, nella nostra anima. Signore, tu hai mandato questa parola, Signore, mandala ad effetto, Signore, realizzala
Compila, Signore, che questa parola porti frutti di giustizia, frutti di santificazione, che questa parola ci trasformi, questa parola ci liberi, Signore, dalle astuzie, dagli inganni del peccato, dagli inganni di Satana, dagli inganni della carne. Signore, nel nome di Gesù, dacci il discernimento, la saggezza, l'intelligenza per essere sicuri, Signore, come dei leoni, Signore, per essere dei protettori, dei custodi, Signore, nella Chiesa, nella nostra vita, Signore, con la grazia di Gesù Cristo, Signore, aiutaci, come avevamo letto, a cercarti, Signore, a fuggire dal peccato, a fuggire dalla disubbidienza, a fuggire dalla carnalità, dalla mondanità, Signore, a fuggire dalle vie malvagie, Signore, nel nome di Gesù, e a stare saldi nella tua presenza. Padre d'amore, aiutaci a cercarti sempre di più, aiutaci a vivere in comunione con te, Signore, aiutaci a vivere in contatto con te, aiutaci a vivere, Signore, una vita di preghiera, Signore, una vita, Signore, in armonia con te, Signore. Padre, essere rivestiti della tua luce, Signore, liberaci, Signore, alleluia, dal frutto del male, Signore. Noi vogliamo mangiare solo del bene, Signore, dell'albero della vita, Signore, della tua parola, della tua grazia, Signore. La tua parola dice, Signore, che la sapienza è come un albero di vita, Signore. Oh Padre, noi vogliamo mangiare il frutto della sapienza, il frutto dello Spirito Santo. Signore, proteggici dal male, proteggici dall'astuzia del diavolo, che viene, Signore, con, oh Signore, con delle proposte che sembrano buone, Signore, viene come un angelo di luce, ma è un ingannatore. Ma apri i nostri occhi, Signore, apri gli occhi della tua Chiesa. Io ti prego, apri gli occhi di ogni fratello, di ogni sorella, apri gli occhi dei credenti, Signore, che hanno ascoltato, ascolteranno questa parola. Apri gli occhi delle mie sorelle, apri i nostri occhi, Signore, per avere il discernimento, per riconoscere, per neutralizzare, Signore, alleluia, nel nome di Gesù, ogni astuzia dell'avversario, e Signore, e scacciarle fuori, cacciarle via, respingerle, alleluia, neutralizzarle, distruggerle nel nome di Gesù. Ti prego, dacci la sapienza, l'intendimento, Signore, aiutaci a comprendere ogni cosa, come abbiamo letto, a essere stabili, sicuri, Signore, come il leone della tribù di Giuda. Gesù Cristo è il Signore. Padre, guidaci in questo cammino, Padre, e vogliamo vivere, Signore, una delizia con te, vogliamo deliziarci, rallegrarci, Signore. Oh Signore, gioire nella tua presenza, perché non c'è niente di meglio che conoscerti, Signore, che appartenere a te, che stare ai tuoi piedi, Signore, è la parte migliore, il frutto della vita eterna, Signore, che nessuno ci potrà togliere. Aiutaci a pregare di più, Signore, ti prego, Padre, aiutaci a cercarti di più, Signore, nel nome di Gesù, fortificaci e risvegliaci con la potenza dello Spirito Santo, alleluia, per essere dei veri figli tuoi che ti ubbidiscono, che ti amano, che ti adorano, che ti servono. Signore, grazie per il tuo grande amore, per la tua parola che è sempre un avvertimento, Signore, una luce, Signore, una benedizione per la nostra vita. Grazie, Signore, perché tu ci parli, Signore. Tu sei il grande pastore che protegge le sue pecore, Signore. Circondaci col tuo spirito, col tuo fuoco. Proteggici dovunque andiamo. I nostri occhi siano puri, siano pieni della luce, Signore. Occhi spirituali ovunque andiamo, Signore, per non vedere la nudità, per non vedere il peccato, per non essere ingannati dalle attrazioni del mondo fisico, del mondo materiale, Signore, ma per vedere con gli occhi dello Spirito, Padre, con gli occhi della fede, e che i nostri occhi siano sempre puntati su Gesù Cristo, l'autore e compitore della nostra fede. Vogliamo guardare e seguire solo te. Signore, così sia. Io credo che tu porterai dei frutti potenti, meravigliosi con questa parola. Io lo credo, Signore, già lo sento. Nel nome di Gesù,
che è benedetto in eterno. Grazie Padre, grazie Figlio, grazie Spirito Santo. Alleluia, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, continua per la tua gloria a santificarci, purificarci, Padre, per la tua gloria. Fai che il nostro cuore sia rispettoso, riverente, ubbidiente, pieno del timore dell'Eterno. Grazie, Padre. Amen, Signore. Padre, grazie nel nome di Gesù. Alleluia.